Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente tutto dedicato all'emergenza coronavirus. La curva dei contagi appare sotto controllo e la provincia dell'Aquila rimane quella meno colpita dal virus. Le misure restrittive imposte dal governo stanno funzionando, ma la quarantena potrebbe essere estesa a tutto il mese di aprile. Ce ne parla Marco Valenti, docente di metodologia epidemiologica dell'Università dell'Aquila. Aumentano i tamponi e così anche il numero di coloro che risultano positivi. La curva di progressione del contagio appare così come era stato previsto, raggiungendo in questi giorni quota 1.500 Covid positivi. L'andamento attuale, che poi è la cosa più significativa che noi possiamo osservare, è che il numero di casi si aggiorna giornalmente con un certo numero di nuovi casi incidenti, cioè nuovi casi di malattia, ma non sta assumendo quell'impatto di curva ad alta crescita esponenziale che tutti temono. Cioè, in altri termini, abbiamo un incremento sostanziale dei casi, ma all'interno di un modello di previsione che ci consente di immaginare il raggiungimento di un plateau in un tempo ragionevolmente breve. Ora è troppo presto per stabilire se ci sia un trend in questa direzione. Io non voglio apparire rassicurante perché non ci sono le condizioni per esserlo dal punto di vista metodologico. Tuttavia, una serie di 4 giorni consecutivi che si colloca sull'ordine di grandezza delle decine di nuovi casi e non delle centinaia di nuovi casi, mi sembra un dato molto interessante dal punto di vista epidemiologico e che può aprire qualche prospettiva. La provincia abruzzese meno colpita rimane quella dell'Aquila, dove i positivi accertati sono 140. Il discorso della provincia dell'Aquila è interessante per una serie di ragioni. La prima sicuramente è perché la densità popolazionistica della provincia dell'Aquila è molto molto più bassa rispetto alla densità popolazionistica delle altre 3 province abruzzesi, anche di 2 o 3 volte tanto. Quindi questo è un indicatore della potenzialità del numero di contatti che un cittadino residente in una provincia può avere rispetto a in un'altra provincia. Questa spiegazione è parziale in realtà, ecco perché poi le circostanze legate all'esplosione di focolai epidemici locali sicuramente hanno avuto un ruolo molto significativo. Secondo uno studio inglese dell'Imperial College, il lockdown imposto dal governo, ovvero le misure di quarantena, dal 31 marzo ad oggi in Italia ha evitato che invece di 13.000 i morti fossero 38.000. E ora appare plausibile che la quarantena possa essere promulgata anche oltre il 13 di aprile. Queste misure normative che appaiono fortemente restrittive di tante libertà, attitudini personali, in realtà sono estremamente protettive su scala di popolazione. Quindi finché non avremo dei dati che consentono di stabilire che siamo lontani da uno sviluppo di natura esponenziale delle curve di crescita del contagio, fin quando non comincerà a scendere sostanzialmente, è non solo ma obbligatorio che le misure di contenimento e di distanziamento siano mantenute. Difficile fare una stima ad oggi. Certamente, come ha detto anche il Presidente del Consiglio Conte, per tutta la prima metà di aprile non c'è alcun dubbio che le cose debbano continuare come continuano. Se vuole una mia ipotesi personale, io ritengo che tutto il mese di aprile dovrà andare in queste condizioni di gestione della nostra vita quotidiana. Verso fine aprile si comincerà a capire se siamo veramente usciti dal tunnel. Scatta l'emergenza nella clinica privata San Raffaele di Sulmona, dove sono 25 i positivi al coronavirus. Secondo fonti dell'ASL provinciale dell'Aquila, i risultati dei tamponi sono arrivati nelle ultime ore. Il totale dei contagiati arriva a 30, 8 pazienti e 22 operatori, numeri che fanno pensare ad un vero e proprio focolaio. La clinica è specializzata nella riabilitazione, dispone di 101 posti letto, di cui 55 in regime di ricovero ordinario e vi lavorano 105 sanitari. Da giorni la casa di cura, dove ci sono 46 ricoverati, era sotto osservazione e sono in corso riunioni da parte dei vertici aziendali e degli esperti per
per decidere la strategia con cui affrontare l'emergenza. La struttura potrebbe essere sigillata, trasformando la clinica in un Covid hospital per curare all'interno i contagiati, oppure chiusa con i pazienti trasferiti in altri ospedali e i sanitari messi in quarantena. E noi apriamo la nostra consueta pagina esterna, vedo già in collegamento, gli do il buon pomeriggio Paolo Renzetti, buon pomeriggio Paolo, oggi dove, da dove? Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio, oggi siamo a Chieti, siamo con il dottor Marco Alessandrini, direttore dell'unità operativa complessa del centro di salute mentale della ASL di Chieti. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno. Per aver accettato il nostro invito. Con lei possiamo parlare anche di quelli che sono i risvolti anche psicologici, psichiatrici, sociologici di quello che sta accadendo ormai da diverse settimane nel nostro paese e ovviamente anche nella nostra regione. Da quasi un mese siamo tutti costretti, più o meno usiamo questo termine, costretti a restare in casa perché c'è questa normativa del governo che ovviamente proprio per tutelare la salute pubblica impone a tutte le persone, a tutti i cittadini, al di fuori di condizioni di stretta necessità di salute o di lavoro, di uscire di casa. Dottore, quanto comincia a essere pesante, se così possiamo dire, restare a casa per molte persone, soprattutto per i giovani, per i ragazzi? Ora iniziano anche le belle giornate, ci avviamo verso la bella stagione, insomma qualcuno comincia a mostrare qualche cedimento. Sì, e indubbiamente noi abbiamo, diciamo, il polso diretto forse della condizione attuale, perché abbiamo molte chiamate, però è anche vero che i traumi, le angosce emergono in forma maggiore dopo il passaggio di un trauma, quindi è vero che già le persone ora manifestano difficoltà molto forti, angosce, solitudine, insonnia e un forte bisogno di uscire, misto però a paura. Tuttavia i giovani reagiscono forse potenzialmente anche meglio perché hanno maggiori mezzi di comunicazione, hanno una maggiore familiarità con il digitale, però sicuramente le angosce sono presenti anche in loro e un po' in tutti, e quindi bisogna vedere cosa accadrà poi via via dopo. Questo è il momento difficile, lo è ora, ma il peggio verrà dopo. Lei parla di un momento difficile adesso, ma soprattutto dopo. Quali potrebbero essere le patologie, le reazioni di alcune persone che evidentemente potrebbero avere dei problemi, hanno già e convivono con dei problemi? Guardi, i vissuti attuali sono essenzialmente di angoscia, solitudine e di paura. E il problema grande è che alcuni reagiranno in modo fobico, tra virgolette, cioè aumentando se non mantenendo distanze sociali, il che potrebbe anche essere giusto dentro certi limiti, ma potrebbe diventare una esagerazione poi dopo. Invece altri reagiranno potenzialmente con una reazione di ricerca di eccitamento, ricerca di fuga in attività, e questo potrà essere l'altro problema. Cioè il problema è riuscire a stare con l'angoscia e ad elaborarla con attività che siano consolanti e siano affettivamente nutrienti. Laddove questo non accade ora e non accadrà neanche dopo, ci saranno una delle due difese che ho detto, o la fuga verso una iperattività molto pericolosa anche, o altrimenti ci sarà per forza di cose un atteggiamento di eccessivo anche distanziamento e la continuazione quasi di una condizione di isolamento e di paura. Lei prima parlava del fatto di come potrebbero reagire forse meglio anche in questo momento e anche dopo i giovani che riescono a relazionarsi anche per mezzo della tecnologia, e infatti ha un po' anticipato quella che voleva essere anche una mia altra domanda. Oggi ci si relaziona soprattutto grazie alle tecnologie, ai social, telefonini, computer e chi ne, più ne ha più ne metta. Ma questo tipo di relazioni a cosa possono portare? Oggi diciamo sono necessarie, ma un domani, quando per tanto tempo ci sarà stata una relazione molto virtuale, cosa potrebbe accadere?
È che ovviamente si è perso, si sta perdendo, ma questo vale forse meno per i giovani, perché sono più abituati comunque a gestire relazioni cariche di affetti attraverso queste modalità, mentre per noi di età un po' più maggiore, quindi non nati digitali, non nativi digitali, sicuramente diciamo sarà difficile anche ritornare a un calore, per altri sarà più facile ancora, quindi ci saranno reazioni molto opposte. Il punto è che siamo stati toccati nel profondo e i giovani reggono meglio perché hanno una grande abitudine alla connettività digitale, invece diciamo però anche per loro comunque il problema si porrà e per noi sarà ancora maggiore, cioè ritornare a un rapporto che possa essere veramente di sicurezza, ma nel contempo di affettività profonda. Quanto si potrà resistere ancora in questa situazione, dottor Alessandrini? Perché si dice che probabilmente questa situazione potrebbe protrarsi anche per tutto il mese di aprile e fino ai primi giorni del mese di maggio, questa ordinanza, questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe tenere le persone in casa ancora per un altro mese. Allora, il punto chiave è questo. Adesso veramente è stata raggiunta una soglia. Noi sentiamo nella clinica, nelle chiamate, nelle telefonate, nelle urgenze, nelle persone che vengono qui, sentiamo che non solo in chi soffre particolarmente, ma anche in chi appartiene alle persone esenti da una malattia mentale vera e propria, si è come raggiunta una soglia di supportazione in cui l'angoscia comincia ad emergere in maniera più forte. Quindi registriamo anche in persone che in precedenza erano prive di sintomi mentali delle chiamate proprio per aiuti legati all'insonnia, alla difficoltà ad occupare il tempo, alla depressione, che sono vissuti molto molto ricorrenti adesso. Quindi questo prolungarsi adesso comincerà sempre di più a scavare diciamo nei lati un po' più profondi, un po' più angosciosi. La vita contemporanea ci ha abituato a scapparne sempre, a starci poco in contatto nel bene e nel male. La vita di oggi, voglio dire, questo lungo periodo ha sconvolto tutto, ha obbligato invece a un'improvvisa marcia indietro e a un contatto profondo. E in questo momento questo contatto più si prolunga e più incontra, trova persone normali che sono però disarmate perché non siamo abituati più ad un contatto con noi, col silenzio, con la solitudine, con le cose semplici, non siamo più abituati ad arricchire la vita quotidiana come prima magari in tempi antichi si sentiva più ricca e invece oggi viviamo di un troppo pieno che ci viene sempre da altro. Ora che non c'è più questo troppo pieno, indubbiamente cominciamo con il prolungarsi a vedere che emergono ore in forma veramente ingestibile, angosce molto profonde. E cito l'insonnia perché è un problema che si presenta molto, ci sono molte persone che ci chiamano con questo problema attualmente. Possiamo dire che comunque questa emergenza sanitaria è la più grave dal dopoguerra, comunque cambierà inevitabilmente la vita dell'essere umano. La cambierà, speriamo che le persone sappiano farne l'uso maturativo, perché è chiaro che la nostra percezione del nostro mondo era quella di un mondo controllato, un mondo isolato, un mondo quasi al di fuori. Ci hanno scosso fenomeni che continuavano ad infiltrarsi, come è ovvio che fosse, naturali, come terremoti o altro. Ma è anche vero che non avevamo mai percepito la possibilità di non difenderci come adesso e di essere invasi. E questo cambierà molto la percezione del mondo contemporaneo e le reazioni sono le più disparate. Dobbiamo avere paura non solo e non tanto di ora, ma di vivere dopo, perché lì dovremo davvero metterci in gioco come società per riuscire a ricostruirci bene e a non fare degli eccessi e a cercare poi dopo invece delle semplici eccitazioni che ci stordiscano e che ci facciano un po' dimenticare quello che è successo e forse anche cancellarlo come se non dovesse più succedere, mentre ormai forse è anche il nostro futuro.
quello di eventi globali imprevedibili come quelli epidemici, con i cambiamenti climatici che potranno anche in qualche modo favorirli, insomma. Jacopo, il dottor Alessandrini è a nostra disposizione ancora per qualche attimo, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, Paolo, da studio, ovviamente. Solo una curiosità, comunicativamente nei primi giorni delle misure restrittive, insomma, tutti si sono affannati a dire, insomma, a far passare il messaggio di quanto comunque le cose si potessero fare, seppur in maniera differente, dentro casa, per cercare di lenire la sofferenza di chi era costretto a rimanere dentro casa. Comunicativamente adesso, che ovviamente questo effetto è ormai scemato dopo quasi 30 giorni, quali messaggi andrebbero veicolati per fare in modo che le persone che sono a casa accettino di buon grado una quarantena che persiste e, da quello che abbiamo sentito dal capo della Protezione Civile Borrelli, potrebbe persistere almeno fino ai primi di maggio? Allora, dottor Alessandrini, chiedeva il collega da studio, nei primi giorni, nei primi tempi, insomma, si pensava di poter fare determinate cose a casa e si pensava di poter non fare determinate cose per un periodo limitato. Ora, a distanza di un mese e con la prospettiva, la possibilità che ci sia ancora un mese di quarantena, di isolamento, che messaggi possiamo lanciare proprio ai cittadini per affrontare, diciamo, un altro periodo più o meno lungo con questa situazione, tenendo presente che anche quando si inizierà a ripartire con una vita un po' più normale, bisognerà convivere con determinate precauzioni? Dunque, il consiglio centrale è proprio quello di nutrirsi il più possibile, perché è l'unico antidoto che c'è verso le angosce che sono inevitabili in questo momento. Nutrirsi il più possibile di ciò che ci piace e ci riempie affettivamente, che può essere il fare yoga insieme tramite Skype con un gruppo di amici, che può essere il sentirsi in maniera telefonica, che può essere anche lo stare in silenzio con dei libri, a seconda poi delle singole passioni, riuscire a alimentarli il più possibile, perché solo ciò che ci nutre, ciò che ci dà nel profondo qualcosa di emozionale, è ciò che può attenuare, che può fare di antidoto più di qualunque farmaco, più di qualunque altra cosa. Non è facile, perché le persone a volte non sanno cosa inventarsi, ma allora che si pongano la domanda: ma che cos'è allora che mi rende felice? Perché è anche una buona occasione per cominciare a capire cos'è superfluo, che cosa abbiamo mancato, e non solo in senso pessimistico, ma cominciare anche a ricostruire qualcosa, a costruire cose nuove, dentro di noi e anche forse fuori di noi, nel nostro piccolo. Dottore, per chiudere, mi sembra di capire che, insomma, da qui a qualche settimana, a qualche mese, il vostro lavoro è destinato a crescere, ad aumentare. Cioè, avrete una grossa responsabilità come centri di salute e di igiene mentali delle varie ASL del nostro paese. In questo momento stiamo lavorando proprio in Abruzzo, con un coordinamento tra di noi. Abbiamo fatto diverse riunioni in maniera virtuale attraverso, appunto, Skype o Zoom o altri sistemi, e stiamo portando anche alla regione delle istanze molto precise, perché sappiamo, e lo sappiamo in base a dati che sono ormai sperimentati, diciamo molto verificati su altre epidemie che si sono attuate in altre parti del mondo, e comunque è un fenomeno documentato nella letteratura scientifica sul trauma in generale. Sappiamo che dopo sarà veramente un'ondata molto forte di problematiche che adesso, quando le persone sono in tensione e cercano comunque di reagire in qualche modo, emerge di meno il trauma, ma poi quando si cominciano a, diciamo così, normalizzare le cose, è come se il dolore accumulato e non sentito nei momenti in cui lo si viveva, perché era necessario cercare di non sentirlo, a quel punto si sentisse molto.
quindi è lì che emergono i problemi. Quindi il post-trauma per noi è veramente l'allarme che stiamo cercando di prevenire costruendo strumenti e se possibile anche risorse di personale maggiore o dei progetti anche di telemedicina che ci permettano di affrontare quello che sarà sicuramente un grande impatto. Paolo, per chiudere queste parole, veramente sì, a domanda e risposta certo, flash, certo. Consiglio per gli operatori dell'informazione, continuare a dire stare a casa è bello, è figo, insomma è tematica che possiamo accantonare. Allora, domanda flash, risposta anche flash, prima di salutarci e di ringraziarla, dottor Alessandrini, insomma, l'informazione, i giornalisti dovranno continuare a dire che stare a casa è bello, stare a casa è comunque anche interessante, una buona cosa, oppure insomma bisogna iniziare a dire anche altro? Io credo che sia giusto sempre dire le cose vere, perché noi non proviamo mai emozioni uniche. Nascondere le emozioni anche da parte vostra non aiuta le persone, perché chiaramente poi loro sanno che ciò che dite di solo ottimistico, se è solo ottimistico, non corrisponde a ciò che loro provano. Quindi partire chiaramente accennando, se possibile, nella comunicazione di quanto stiamo male e di quanto stiamo magari soffrendo. Però a quel punto poi il messaggio positivo del farlo per uno sforzo comune, rinforzare il senso di collettività è molto importante, perché nelle civiltà occidentali e forse un pochino anche in Italia si è molto perso, e magari si conserva in piccole comunità, ma è difficile, quindi sentire che c'è una forza forse anche nel reagire insieme. Grazie, grazie al dottor Marco Alessandrini, il direttore dell'unità operativa complessa del Centro di Igiene e Salute Mentale della ASL di Chieti. Grazie davvero dottor Alessandrini per questo importante contributo. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al dottor Alessandrini. Noi continuiamo con il nostro telegiornale, snellire le pratiche burocratiche, aumentare la pronta disponibilità. Sono i due indirizzi sul quale la Regione si sta muovendo per dare sostegno alle imprese agricole abruzzesi. Andrea Costantini. Il comparto agricolo appartiene al mondo dei servizi essenziali e deve andare avanti anche nei tempi dell'emergenza Covid-19. Le filiere non si fermano e anzi devono garantire che i prodotti alla fine arrivino nelle disponibilità della clientela. La Regione, d'altro canto, non solo con la legge quadro approvata 2 giorni fa, è alla ricerca di quelle forme di sostegno che aiutino gli imprenditori agricoli, da un lato cercando di snellire pratiche burocratiche come quella per l'approvvigionamento del gasolio agricolo, dall'altro reperendo maggiore e pronta liquidità. Abbiamo chiesto l'anticipo e l'alzamento della percentuale della PAC, abbiamo chiesto la possibilità di snellire i controlli di primo livello, abbiamo chiesto la possibilità di avere l'anticipo direttamente per quanto riguarda alcune misure del PSR, quella superficie legate ai terreni, legate a insomma, tutta una serie di attività che ci consentirebbero di dare liquidità agli agricoltori. In questo momento è fondamentale dare liquidità al sistema delle imprese, non solo agricole, ma a tutte le imprese, ovviamente a quelle agricole, e noi stiamo facendo la nostra parte cercando in maniera forte le richieste all'interno della Commissione Politica Agricola, che ha recepito in parte anche la Ministra Bellanova, vedono protagonista proprio facendo queste richieste di semplificazione, di possibilità di dare liquidità e disponibilità economica alle prossime imprese per poter andare avanti. Poi c'è un altro settore che vede anche in parte l'Abruzzo, ma l'Abruzzo non è, diciamo così, una regione vocata, è tutto il sistema florovivaistico che è andato completamente in tilt, proprio come dato generale e nazionale. Tra le filiere più andate in crisi nelle ultime settimane vi sono quelle del latte e del fresco, che risentono delle chiusure delle attività di bar e ristorazione. In questo momento si regge ancora in parte diciamo così in Abruzzo perché si è fatto un lavoro diciamo così di pressione sulla grande distribuzione per cercare di far introdurre maggiormente questi prodotti locali e quindi consentire alla grande distribuzione di offrire anche maggiormente quelli che sono i prodotti del fresco abruzzese. C'è un concerto, un raccordo costante e continuo con loro e siamo pronti a mettere in piedi anche strumenti straordinari nel momento in cui c'è un quadro reale, anche numerico, di quello che può essere il danno fatto. C'è una riconversione delle aziende e poi ecco, stiamo facendo anche una battaglia perché soprattutto verso
un principio che è quello di utilizzare prodotti latte abruzzese e latte italiano, perché tante aziende, soprattutto le grandi aziende, utilizzavano molti prodotti che venivano dall'estero. Anche il comparto del vino può andare in sofferenza e c'è attento monitoraggio sugli sviluppi di questo mercato. Sul fronte dei pascoli, importanti novità dall'ultimo Consiglio regionale con l'approvazione di una norma che prevede che a beneficiare dell'utilizzo dei pascoli sui terreni di uso civico sia per primo chi ci vive, chi ci ha lavorato per generazioni e continua a lavorarci, stabilendo canoni di affitto calmierati e uguali per tutti i residenti, in modo da non escludere dalle concessioni di pascolo chi non si può permettere di rialzare il prezzo per vincere l'asta. Centralità al mondo dell'allevamento abruzzese. Questo è un qualcosa che se ne parla da anni, l'abbiamo portato a casa, l'abbiamo approvato, cioè far sì che le aziende, in questo caso gli allevatori e la zootecnia abruzzese, possa riprendere spazio e fiato, perché in questi ultimi anni è stato un settore molto abbandonato. E tra i settori in crisi a causa del coronavirus anche ovviamente quello turistico. La stagione estiva quest'anno potrebbe di fatto saltare e probabilmente dopo questa emergenza il turismo non sarà più lo stesso. Non sappiamo neanche in questo periodo di incertezza se riusciamo a salvare quantomeno la stagione estiva, ma certamente comunque vada salveremo una parte della stagione estiva e per una clientela soltanto domestica, perché tutta quanta la clientela straniera, diciamo che per il 2020 credo che sia persa completamente. L'estate ormai è alle porte, ma l'emergenza coronavirus potrebbe aver ormai già compromesso irrimediabilmente la stagione turistica 2020. Il problema sarà una volta che la situazione dell'epidemia sarà passata, il problema sarà quello dei soldi. Credo che la maggior parte degli italiani poi anche volendo non potrà andare in vacanza, perché saremo sicuramente tutti molto più poveri rispetto a due mesi fa. Io stimo una perdita di presenze in Abruzzo che si aggirerà sicuramente intorno al 60-70%. Secondo gli addetti del settore, per salvare il salvabile occorre che le istituzioni mettano liquidità affinché l'economia torni a girare. Lo Stato, soprattutto la Regione e quant'altro, debbano consentire alle aziende un accesso al credito più veloce e soprattutto che si facciano garanti del credito delle aziende, non con ovviamente questo credito con restituzione, perché le aziende poi dovranno restituire questo credito, ma con una restituzione, quindi con un piano di rientro a lungo termine sostanzialmente. In ogni caso, questa emergenza è destinata a cambiare radicalmente la nostra società e anche il turismo potrebbe non essere più lo stesso. La tipologia del turista credo che dovrebbe prediligere adesso, dopo questa ondata di questa epidemia, innanzitutto strutture non troppo grandi, dove non c'è un grosso assembramento di persone. Quindi io penso che per esempio noi qui in Abruzzo potremmo essere avvantaggiati da questo punto di vista, perché noi la maggior parte delle strutture ricettive che abbiamo sul territorio sono tutte quante di medio piccola dimensione, sono pochissime le strutture di grossa dimensione dove ci sono grossi assembramenti. Penso a un turista più consapevole, quindi a un turista più viaggiatore e meno vacanziero. Sulla questione Covid, in queste ore è arrivata anche la nota del garante della privacy, il quale ha riscontrato troppi dettagli presenti sui social e non solo per quanto riguarda i malati. Abbiamo fatto il punto della situazione con Sandro Di Minco, avvocato ed esperto sulla protezione dei dati personali.
Il garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo in questo periodo segnalazioni e reclami con i quali viene lamentata da parte dei familiari la diffusione sui social e sugli organi di stampa, anche online, di dati personali eccessivi, riguardante persone risultate positive al Covid-19. Per questo abbiamo fatto il punto con l'avvocato Sandro Di Mingo, esperto di protezione dei dati personali e docente universitario presso le Università La Sapienza di Roma e Macerata. Tutte le persone fisiche in tutta Europa e anche in Italia, proprio in virtù di un regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali, godono di questo diritto fondamentale, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Ora noi assistiamo in questo momento, un po' per paura, un po' per la voglia, diciamo, di conoscere quali possono essere potenziali fonti di pericolo, dal mondo dei social si vede, diciamo, questa richiesta pressante. Ora, questa cosa è vietata dalla legge, per essere, diciamo, estremamente sintetici, non perché il diritto alla privacy sia più importante del diritto alla salute. Ho detto che il diritto alla privacy è un diritto fondamentale, ma anche il diritto alla salute lo è, anzi è un diritto che prevale sicuramente sul diritto alla protezione dei dati. E che cosa prevede su questo, diciamo, la normativa e anche la normativa attuale? Mi riferisco a quella specifica dell'emergenza, che siano le autorità sanitarie e la protezione civile a trattare i dati delle persone positive al test da coronavirus, e sono loro dunque che si prendono carico di contattare tutte le persone che sono entrate in contatto con positivi al coronavirus. Se si cedesse a questa richiesta, o diciamo la persona che, venendo a conoscenza della precisa identità di una persona esposta a questa infezione, ne rendesse pubbliche le generalità, l'indirizzo, i dati clinici, commetterebbe una grave violazione, perché da un lato, ci tengo molto a precisare questo, da un lato verremmo a ledere un diritto fondamentale, ma soprattutto si produrrebbe un danno a questa persona in termini di stigmatizzazione sociale tendenzialmente permanente. L'autore di questa diffusione illecita di dati si espone, d'altra parte, a delle responsabilità giuridiche molto pesanti, sia perché gli può essere chiesto il risarcimento dei danni che ha provocato con questa illecita diffusione di dati, sia perché si espone al rischio dell'applicazione di una sanzione amministrativa che è pesantissima. Si parla anche potenzialmente di milioni di euro. Proprio alcuni giorni fa il garante per la privacy, che è l'autorità nazionale che vigila sulla corretta applicazione di questa normativa e svolge una funzione di garanzia rispetto ai diritti fondamentali delle persone, ha voluto ricordare, appunto, che anche i giornalisti sono tenuti al rispetto delle norme sulla dignità delle persone, e quindi tranne i casi in cui, ad esempio, questa circostanza di positività non riguardi delle persone, delle personalità con un profilo pubblico importante, queste sono situazioni nelle quali certamente si possono divulgare queste informazioni perché rivestono un interesse pubblico. Ma quando parliamo di privati cittadini che incorrono in questa sciagura, diciamo così, il giornalista deve valutare l'essenzialità dell'informazione e deve astenersi dal divulgare questi nomi. Questo vale anche, c'è la raccomandazione precisamente diretta anche agli amministratori locali. Spesso i cittadini, come dicevo prima, anche sui social si rivolgono a loro: dici chi sono i nostri concittadini. Ecco, so anche che qualcuno ha ceduto, diciamo, a questa pressione, magari in buona fede, pensando di rendere un servizio alla propria comunità, ma non ha fatto questo, e il garante lo ha voluto rammentare. Sulle conseguenze giuridiche sono quelle che ho detto poco fa, anche queste persone incorrono nelle stesse sanzioni. E con le misure restrittive i centralini dei centri antiviolenza hanno smesso di squillare. La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo sollecita una rete sociale fatta di amici, parenti e vicini di casa, che può svolgere un ruolo determinante. Realizzato anche uno spot con i numeri di emergenza da poter contattare. Le misure restrittive imposte dal governo per combattere la diffusione del coronavirus sono la principale causa del calo di denuncia che si è registrato presso i centri antiviolenze. Questo appunto non vuol dire che siano diminuiti i maltrattamenti, anzi il fatto di restare molto più tempo a casa rischia di far aumentare i casi, non appunto le denunce, vista la presenza costante in casa dei partner che maltrattano. Un calo nelle chiamate che è simile a quello che si verifica normalmente nei weekend e nei periodi
di vacanze. Per le donne vittime di violenza familiare è un periodo molto duro, ma i servizi antiviolenza non sono chiusi e si stanno riorganizzando per far fronte a questa nuova situazione, a partire dall'utilizzo di strumenti digitali che possano garantire la tempestività dell'intervento. In questo ambito si inserisce la campagna della Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo, che ha promosso la realizzazione di uno spot "Io resto a casa ma non mi sento sicura". In coda i numeri da comporre: il 112 delle forze dell'ordine, il 1522 dell'antiviolenza e quello del centro La Fenice. E poi una nuova opportunità che garantisce anonimato e facilità di approccio: l'utilizzo dell'app YouPol da scaricare sul telefonino. Originariamente diffuso per combattere droga e bullismo, ora c'è una sezione anche per le violenze. Un ruolo importante poi lo giocano parenti e vicini. L'analisi del fenomeno e il confronto sempre vivo fra gli operatori che si occupano di sostegno alle donne individua anche un aspetto molto importante in questa fase: la guardia sociale, hanno dichiarato la presidente della CPO Tania Bonici Castelli e la consigliera delegata alle pari opportunità Beta Costantini. Una rinnovata attenzione da parte di vicini, parenti, amici, che in questo particolare momento possono diventare sentinelle preziose. Da questa riflessione è nata l'idea di lanciare un messaggio nuovo, sollecitando una rete di protezione sociale che parta dal basso. Come sempre, ogni informazione viene trattata con la dovuta competenza e discrezione solo dagli operatori dell'antiviolenza e a carattere anonimo. Oggi, per una donna vittima di maltrattamenti, restare in casa è un rischio. Gestire rabbia e ira è più difficile durante una convivenza forzata. Molte donne stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza. I bambini saranno sempre più spesso testimoni di violenze domestiche. In questi giorni sono crollate le denunce per maltrattamenti. La convivenza forzata scoraggia le donne a contattare i centri antiviolenza. I vicini di casa, però, non possono far finta di nulla. Se sentite rumori sospetti, grida, minacce, rumori di percosse, chiamate subito le forze dell'ordine. Le vittime di violenza non possono farlo. Grande soddisfazione per il sindaco di Bisenti, Enzino De Febis, riguardo ai tamponi effettuati nella giornata di ieri su gran parte della popolazione della Valfino. Il primo cittadino è voluto tornare sui tanti decessi avvenuti sul territorio comunale già nel mese di febbraio. Stefano Recanati. Sindaco De Febis, sindaco di Bisenti, com'è la situazione sul territorio alla luce anche dei tamponi che sono stati effettuati sulla popolazione? Allora, al momento la situazione è stazionale, noi avevamo tre positivi, tutti e tre ricoverati. Uno è deceduto purtroppo ieri per complicanze sopravvenute, era uno che il soggetto si trova già ricoverato per dialisi, quindi purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi abbiamo due positivi, ieri sono stati fatti circa 100, quelli di Bisenti erano circa 130, i tamponi, i risultati li sapremo domani. Abbiamo fatto un servizio ieri, ringrazio per questo la SL di Teramo in nome del direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Ercole D'Annunzio, che con la sua equipe è venuta qua e abbiamo fatto un lavoro straordinario. Senza creare casini abbiamo fatto circa 200 tamponi tra Bisenti, Arsita, Castiglione, Castellende e Montefino, perché c'erano degli abitanti degli altri comuni che non avevano potuto fare i tamponi l'altro ieri, che erano finiti e sono venuti a Bisenti. Li abbiamo fatti qua, abbiamo fatto un lavoro ma proprio contentissimo, proprio un lavoro preciso, pulito, grazie all'organizzazione di Arevano. Ecco, nei prossimi giorni che cosa si prevede? No, no, aspettiamo con ansia, perché siamo tutti quanti un po' preoccupati per vedere i risultati. Però penso che la situazione non fosse così così grave. Il mio pensiero è che forse noi il nostro contributo anche in vite umane forse l'abbiamo dato nel mese di febbraio. Noi abbiamo avuto 11 decessi di persone anziane, ci siamo sempre chiesti come mai tutti questi decessi, però non ci sta la controprova perché i tamponi non sono stati eseguiti, quindi non sapremo mai come erano morti. Però la zona rossa è stata prorogata fino al 13, si andrà avanti con queste limitazioni.
stata molto solerte perché ci ha chiesto a tutti i sindaci che cosa pensavamo e io sinceramente dico che visto che i risultati si stanno ottenendo, che si vede dall'andamento epidemiologico del coronavirus che qualcosa sta sortendo qualche effetto, quindi si deve continuare su questa linea, al momento fino a 13 non si può escludere che possa essere prolungata ulteriormente. Il 60% delle industrie che operano in provincia dell'Aquila ha fermato l'attività e sono oltre 3.000 i lavoratori in cassa integrazione. Sono i primi dati del report di Confindustria all'Aquila Abruzzo Interno sull'emergenza economica legata al Covid-19. Nei prossimi mesi si prevede un drastico peggioramento dell'economia provinciale, dichiarano il presidente Riccardo Podda e il direttore Francesco De Bartolomeis. Le previsioni per il nostro territorio sono peggiori rispetto al quadro nazionale. Confindustria L'Aquila rimarca la necessità di un sostegno alla liquidità delle imprese con linee di credito a tasso zero e tempi di restituzione molto lunghi a 30 anni. In questo momento occorre mettere in condizione le imprese di pagare lavoratori e fornitori, in caso contrario lo scenario socio-economico subirà effetti devastanti. Sarà fondamentale garantire il flusso dei pagamenti per i crediti vantati dal sistema delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione a partire da quelle che svolgono servizi essenziali per la collettività. E noi all'Aquila restiamo perché il sindaco Pierluigi Biondi questa mattina ha reso noti i dettagli della commemorazione del sisma del 2009 di lunedì prossimo, a 11 anni dalla tragedia. Una cerimonia condizionata ovviamente dall'epidemia da Covid con l'impossibilità di creare assembramenti. Il primo cittadino ha anche parlato della truffa delle mascherine perpetrata da persone che si qualificano come inviate dal comune. Appello dunque ai cittadini alla massima attenzione. Iniziamo da una segnalazione che ci è giunta questa mattina sul numero verde di persone che spacciandosi per operai del comune si aggiravano nei quartieri di Santa Barbara e Sant'Anza annunciando di dover consegnare delle mascherine. L'appello è a non aprire, il comune non fa questo genere di attività, non è stata data alcuna disposizione, personale del comune non chiede soldi, non chiede dati sensibili, non chiede nulla. Quindi attenti a potenziali truffatori che si aggirano per le nostre strade, per i nostri quartieri, per le nostre frazioni, approfittando del momento di emergenza e anche di particolare sensibilità della popolazione. Nella serata di ieri è stata diramata la comunicazione definitiva sulle modalità di commemorazione delle vittime del terremoto del 2009 che avverrà nella serata del 5 aprile. In piazza, per volontà dei comitati dei familiari delle vittime, saremo presenti soltanto in tre, ci sarà il signor prefetto dell'Aquila, ci sarà il sindaco di Bariciano Francesco Di Paolo in rappresentanza di tutti i comuni del cratere e ci sarà il sottoscritto. L'intera area, su precisa indicazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sarà interdetta ad ogni altra persona. Alle 11:30 di sera, alle 23:30, quindi in Piazza Duomo, verrà acceso un braciere posizionato nei pressi della Chiesa delle Anime Sante. Successivamente si svolgerà un omaggio alle vittime del sisma nella cappella all'interno della chiesa e a seguire una messa celebrata dal nostro arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, nella chiesa che sarà vuota, quindi sarà una cerimonia a porte chiuse, però sia il momento in piazza sia il momento all'interno della chiesa saranno ripresi e sarà possibile per tutti seguirli in diretta video sui canali social del comune e sul sito internet del comune e metterà a disposizione di tutte le testate che vorranno il collegamento. E questo era anche il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.